bello mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. C'era una volta Barba Blu. E chi era Barba Blu? Barba Blu era un omaccio grasso e grosso, con un'ispida barba blu, cattivissimo. Era ricco? Sì, era molto ricco. Possedeva palazzi in città e castelli in campagna, vasellame d'oro e d'argento e carrozze dorate. Era un orco? No, ma era brutto e cattivo proprio come un orco. Tutti avevano paura di lui, anche le fanciulle, perché con quella barba blu e quel vocione che aveva, metteva loro spavento. E che cosa gli successe? Sta a sentire. Un giorno decise di sposare una delle due figlie di una dama che abitava in un castello vicino al suo. Si presentò e... Gentile signora, sono venuto perché intendo sposare una delle vostre figlie. Una delle mie figlie? Oh, bene! E quale? Primula o Anna? Non importa, una delle due a vostra scelta. Arrivederci! Mamma, messer Barbablù è andato via? Sì, figlie mie, potete venire fuori. Ha chiesto la mano di una di voi. Io lo trovo proprio brutto. Fa perfino un po' paura. Eh sì, ma è un gran signore. Hai visto che barba? Non per niente, si chiama Barba Blu. Lascio a voi la decisione. Ma sia chiaro che un partito così non capita a tutte le fanciulle. Poco dopo, Barba Blu diede una grande festa in un suo castello. Per sfoggiare tutta la sua ricchezza, invitò un numero stragrande di fanciulle e cavalieri e li pregò di trattenersi finché volevano. Logicamente Primula e Anna erano presenti con la madre. Alle feste si succedevano i tornei e le partite di caccia e i giorni trascorrevano lietamente. Che meravigliosa caccia, messer Barba Blu! Avete organizzato tutto senza badare a spese. Certo, cara Primula, io sono ricco e la fanciulla che sposerà me diventerà la dama più in vista di tutta la Francia. La dama più in vista di tutta la Francia? Il solo pensiero mi fa sognare ad occhi aperti. E questa sera ci sarà una festa, vero? Scusate se mi intrometto, messer Barba Blu, sono Anna. Che cosa è successo a tutte le fanciulle che avete sposato in precedenza? Che domanda impertinente. Vostra sorella Primula non si sarebbe mai permessa di farla. Primula era affascinata da tutto quel fasto. Poco più tardi, rimasta sola con Anna, le confidò che la sera stessa avrebbe detto a Barba Blu che acconsentiva a sposarlo. Che mi importa se un po' brutto, egli è certo un gran signore, l'occasione non la butto, me lo sposo e là per là il castello mio sarà. Bracciali e gioielli avrò, questi e quelli, sarò ammirata, farò vita beata, non ci penso proprio su, io mi sposo Barba Blu. E Primula sposò Barba Blu. Certo, anche se la sorella l'aveva messa in guardia più volte. Le nozze di Primula con Barba Blu vennero ricordate per anni, tanto furono sfarzose. Un giorno però Barba Blu annunciò alla moglie che si sarebbe assentato dal castello per un lungo viaggio. Cara Primula, io allora vado. Ecco le chiavi di tutte le porte di tutti i forzieri. Usale pure tutte, apri ciò che ti pare, meno quella tal porticina per cui occorre questa piccola chiave. Ricordati! Ciao! Fai buon viaggio, riguardati! Ciao! Primula fece ciao ciao col fazzoletto a Barba Blu e appena la carrozza fu scomparsa all'orizzonte, cominciò ad aprire tutte le porte. Perché? Per trovare la porticina da aprire con la famosa chiavetta. Ma se Barba Blu le aveva detto di aprire tutte le porte meno quella. Sai, la solita curiosità. Insomma, Primula tanto girò per il castello che trovò nella cantina più fonda una piccola porta. Ho paura. Anche a Primula batteva forte forte il cuore, ma era tanto curiosa che si fece coraggio e aprì piano piano. Mamma mia! Che cosa vide? Vide le sei mogli che Barba Blu aveva sposato in precedenza e poi ucciso. E Primula che cosa fece? Si prese una paura che non ti dico, tanto che le cadde di mano la chiavetta proprio in una chiazza di sangue che era rimasta sul pavimento.
Sulla chiave si impresse una macchiolina di sangue e Primula ebbe un bel da fare a lavare la chiavetta. La macchia era sempre lì, più rossa di prima. Primula provò e riprovò, ma finì col passare tutta la notte a smacchiare inutilmente la chiavetta. Sento una carrozza. Barbablù sta già tornando. E io vedo Primula che gli corre incontro in tutta fretta, cercando di sorridere. Ben arrivato, marito mio. Se mi chiede il mazzo di chiavi, sono perduta. Ben trovata, moglie mia. Adesso le chiedo il mazzo delle chiavi. Hai fatto buon viaggio, marito mio? Ottimo, tutto è andato a meraviglia. Ti trovo infatti molto bene. Hai la barba di un bel blu. Basta, ridammi il mazzo di chiavi. Il mazzo di chiavi? Quale mazzo di chiavi? Sai benissimo di che cosa parlo. E senza tanti complimenti, Barba Blu strappò dalla cintura di Primula il mazzo di chiavi. Orrore, dannazione! Una macchia di sangue sulla chiavetta! Hai trasgredito i miei ordini! Sei entrata nello stanzino! Sì. Come? E lo confessi così tranquillamente? Pagherai cara questa curiosità, come già hanno fatto le altre mogli! Morrai allo stesso modo! No, pietà! Sono innocente! Non è vero! Senti il mio pianto! Farebbe intenerire una roccia. Io ho il cuore più duro della roccia. Preparati a morire. Concedimi almeno un po' di tempo per pregare. Un quarto d'ora, non un minuto di più. Grazie, mio signore. Ricordati, non un minuto di più, altrimenti guai a te. Invece di andare a pregare, Primula corse dalla sorella, ospite in quei giorni al castello. Sorella Anna, corri. Presto, sali sulla più alta torre del castello per vedere se i nostri fratelli arrivano. Mi avevano promesso che sarebbero venuti a farmi visita proprio oggi. Se li vedi, fa loro segno di affrettarsi. Va bene, Primula, ma come mai sei tanto agitata? Fai presto, te lo spiegherò dopo, corri! Va bene, vado, farò i segnali, ma io non capisco. Non sarebbe stato meglio chiedere aiuto per telefono? Bambino mio, a quell'epoca non c'era il telefono e le cose andavano diversamente da come vanno oggi. Quell'era l'epoca dei signorotti che non amavano le novità. Erano crudeli, rabbiosi e sciocchi, non c'era verso di farli cambiare. Quando il signore di quelli sbraitava, se ne fuggiva la servitù. E figuriamoci se chi strepitava era il terribile Barba Blu. È molto meglio vivere oggi che se per caso ti trovi nei guai. Ai poliziotti tu puoi telefonare e la tua vita salva sarà. Giuba giuba già, giuba giuba già, giuba giuba già. Primula intanto era in preda alla disperazione. Scendi, moglie! Il tempo ormai sta per scadere! Ma si saranno passati al massimo 3 minuti! Non importa! Vieni giù subito che ti voglio ammazzare adesso! Aspetta un attimo, uno solo, ti prego! Sorella, vedi niente? Non vedo che il sole accecare e l'erba verdeggiare! Ti prego, sorella Anna, guarda meglio! Vedo una gran nuvola di polvere! Oh, sia ringraziato il cielo! Scendi immediatamente, moglie, o salgo io a prenderti. Non credere di sfuggirmi, sai, la mia vendetta sarà tremenda. Barba Blu, abbi pietà, aspetta, aiuto, non uccidermi, no. Finalmente Anna avvistò 2 cavalieri in lontananza. I fratelli di Anna e di Primula erano 2 soldati forti come leoni. Uno militava fra i dragoni, l'altro era addirittura moschettiere. Ai segnali della sorella Anna, entrambi spronarono i cavalli. Che cosa avrà da sbracciarsi tanto, nostra sorella Anna? Non riesco a capire, ma è meglio affrettarsi. Forse ha bisogno del nostro aiuto. In men che non si dica, i 2 giovani arrivarono al castello e bussarono energicamente al grande portone. Chi è? Alto là! Vai, entra! Hai sentito? Buttiamo giù la porta! Forse nostra sorella è in pericolo! I 2 si gettarono contro il portone che cedette di schianto.
succederà ora? Ci sarà un duello? Certo. I due fratelli, vedendo che Barbablù stava per uccidere la loro sorella, lo sfidarono a duello e lo uccisero con le loro spade. Morto Barbablù, Primula ereditò tutte le ricchezze del marito, divenendo così la più ricca donna di Francia. E dopo qualche tempo sposò un nobile cavaliere, valoroso e d'animo gentile. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il Cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.